Mondo Fitness, 12 settembre 2014, ci troviamo per un evento, per una giornata di beneficenza e abbiamo qui Cesar. Buonasera, buongiorno a tutti che vedranno in diretta e a tutti che vedranno dopo. È una giornata importantissima in pro di questo evento in beneficenza per cercare di raggiungere obiettivi importanti e per sostenere chi ha sicuramente più bisogno di noi. Certo, questa è un'iniziativa molto importante, ricordiamo per l'acquisto di una MOC per donarlo al Policlinico Umberto I per curare i bambini affetti da questa malattia rara alle ossa. È vero, insieme all'organizzatrice che ci ha fatto capire di cosa si trattava, questo macchinario, no? Che costa tanto, ma siamo quasi lì, quasi arrivati, allora ha organizzato questo evento, questa festa, ha cercato in ogni modo di dare una struttura per portare il numero più che si può di persone per sostenere e arrivare a questo obiettivo che è comprare questa macchina, consegnarlo a questo reparto di pediatria per cercare di dare il sostegno e quello che serve ai bambini che oggi si trovano in una condizione che è veramente difficile. Speriamo di riuscire, cercheremo di fare tutto quello che sarà possibile per riuscire e poter regalare a loro questa macchina. E noi ti ringraziamo di questo grande impegno, ricordiamo anche l'associazione Onlus Cesar. Sì, abbiamo un'associazione Onlus che si occupa sempre dei bambini legati ai sport, legati alla solidarietà, a dare qualcosa che c'è bisogno, che ha le esigenze, e cerchiamo nel nostro, con le conoscenze, con l'amicizia, con il rispetto che si è creato nell'arco degli anni, no? E questa è una dimostrazione che il bene non ha confini. Penso che sia ognuno di noi che certe volte per qualsiasi motivo ci lamentiamo, basta andare a questi reparti di pediatria, basta fare un giro da qualsiasi parte del genere, che penso che il sorriso ci torna e anche la voglia di dare qualcosa che c'è bisogno. Ecco, questo è un appello che facciamo a tutti quanti, di aiutare ognuno come può. Sì, sì, ma anche sappiamo che non tutti possono dare tanto, chi lo può lo fa, chi non lo può, è il massimo che ognuno di noi possa fare, non è questione di numeri, è il massimo che ognuno di noi possa fare e va fatto, perché è veramente prezioso questo aiuto a loro che lottano contro il tempo per vivere, e penso che poter dare un aiuto a chi c'è bisogno su questo aspetto, penso che è importante anche per noi internamente, sapere che ma no, perché uno deve parlare o fatto di bene, no, è bello è sentirsi, cioè, utile alla società, a fare, a dare a chi c'è bisogno, è bello. Questo sì, vogliamo ricordare qualche numero a chi vuole contribuire, a chi ci sta seguendo? Guarda, di questa associazione legata a questo evento e tutti i dati non ne ho, ma comunque penso che, visto che è un portale, è su internet, penso che riusciremo a trovare il modo di comunque a dare questi numeri per chi possa volere dare un sostegno, aiutare, riesca comunque a prescindere di questo evento. Ok, io ti ringrazio e soprattutto del tuo impegno. Grazie a voi, è un piacere, anzi è un dovere quando ci troviamo in una condizione, ma non per dire superiore o no, quando tu hai la possibilità di avere, cioè, si può anche dare. Grazie Cesar. Grazie a voi. Cristian Paoloni, News 25, Roma, Mondo Fitness. Grazie a voi ancora.